Salve a tutti ragazzi, io sono Elfio e benvenuti nel primo episodio di Animal Crossing Happy Home Paradise. Ebbene sì, già da ieri notte in realtà il nuovo DLC è disponibile per essere giocato. Non mi sono dato tanta fretta perché io ovviamente voglio iniziarlo a giocare insieme a voi, quindi andiamo subito a provare tutte le novità di Happy Home Paradise insieme. Iniziamo! Eccoci qui ragazzi, allora prima di entrare nel vivo del video di oggi vi faccio al volo le solite raccomandazioni, ovvero iscrivetevi al canale se non siete già iscritti e lasciatemi un commento e un like a questo video, il vostro supporto è importantissimo per aiutarmi a continuare a portare contenuti sul canale e date anche un'occhiata ai vantaggi che ho previsto per chi decide di abbonarsi al canale e diventare così un vero lupo. Eh già, perché esattamente questo è il modo per entrare a far parte ufficialmente del branco di lupi di Elfio, ma voi iscritti normali siete comunque già dei lupetti. Altra cosa ragazzi, non dimenticate di schiacciare la campanella che vi manda una notifica ogni volta che c'è un nuovo video e di dare uno sguardo giù in descrizione, perché oltre alla descrizione vi lascio sempre il link al mio canale sul sito Viola e il link al mio store dove acquistare il merchandise col mio logo. Detto questo ragazzi, non ci resta nient'altro da fare che schiacciare il pulsante A e vedere che cosa succede oggi in Animal Crossing, ogni giorno una sorpresa. Non perdetevi i video che ho pubblicato oggi alle 11.30 e il video che ho pubblicato ieri alle 13.30. Sono due guide molto importanti per procedere bene con l'aggiornamento di Animal Crossing, la parte gratuita, ok? Oggi invece vediamo la parte a pagamento. Vi ricordo che questo DLC è disponibile al costo di 24,99 nell'eShop di Nintendo, ok? E potete comprarlo separatamente. Invece se volete acquistarlo insieme all'abbonamento Nintendo Online ci sono degli ottimi sconti. Ma fate attenzione, sta squillando il telefono nel frattempo ragazzi. Vediamo chi è, oddio devo cambiare il taglio di capelli. Pronto? Sei Elfio? Qui parla Tom Nook. Hai da fare? Ho qui qualcuno che vorrei presentarti. Scusa se ti disturbo nel bel mezzo della tua giornata, ma potresti venire all'aeroporto a conoscerla? Vediamo, vediamo. Ci vengo, anche se ho questi capelli tutti... fuori posto, perché ieri ho fatto 1000 tagli di capelli. Guardate Casimira, ragazzi. Elfio, sei qui. Casimira, lascia che ti presenti Elfio. Oh, salve, io sono Casimira. Tanto tempo fa lavoravo per il signor Nook prima che iniziasse questa eccezionale avventura sull'isola. Sì, sì, ha molto talento. Casimira sa fare di tutto, dal design per interni alla progettazione di edifici. E adesso ha la sua fantastica impresa edile che costruisce case per le vacanze. Oh, grazie! Ho avuto un ottimo insegnante. Ci siamo quasi. L'ufficio è pronto, così finalmente potremo cominciare a accettare ordini per le case vacanze. Abbiamo bisogno di un altro membro dello staff, qualcuno che capisca i bisogni dei nostri clienti. Quando ne ho parlato con Tom Nook mi ha detto di conoscere la persona che fa il caso mio e così eccoci qui. In altre parole, ha bisogno del tuo aiuto, Elfio. Quando è venuta da me mi sei subito venuto in mente tu. Dopotutto ti sei fatto una casa così bella, di sicuro potrai fare lo stesso per gli altri. Quindi lascio fare a te, Casimira. Andrà tutto bene, il mio istinto non mi inganna mai, sì sì. Beh, non posso certo rifiutare qualcuno raccomandato dal signor Nook. Per me va benissimo. Il posto di lavoro è vicino e lo stipendio è ottimo. Che ne dici, Elfio? Ti interessa? Accetto volentieri, a voglia. Fantastico, che meraviglia. Devo preparare un paio di cose prima di poterti accogliere nel nostro staff. Ci vediamo in ufficio. Ciao cara, a dopo. Ragazzi, è tutto pronto già per il nostro primo la nostra prima avventura nell'arcipelago. L'hai fatta felice? Questo aeroporto ha un volo pronto a partire quando avrai deciso di andare da Casimira. Sì sì, basta recarsi al banco del check-in e dire voglio andare al lavoro. Bene bene, ti lascio, stammi bene Elfio. Grande Tom. Ok ragazzi, tutto pronto. Prima di partire, scusatemi un attimo, mi cambio il taglio di capelli perché altrimenti non mi sento l'Elfio di sempre. E poi siamo pronti a partire. 2 hours later. Ecco fatto ragazzi, adesso sì che tutto va meglio con i miei soliti capelli. Pronti per partire. Il solito dialogo con il nostro Dodo Baldo. Però aspettate un po'. Il presidente Tom Nook mi ha detto che lavori della signorina Casimira, Elfio, incredibile. Quando vuoi andare lì, basta che mi dici voglio andare al lavoro.
Bene, posso aiutarti in qualche modo, Elfio? Voglio andare al lavoro. E così vai a lavorare, ricevuto. Posso preparare subito tutto per la partenza, ma sei pronto? Hai con te tutto quello che ti serve? Penso di sì. Mi serve qualcosa? Non lo so. Si vola, ragazzi. Benissimo, non sono mai stato così tanto emozionato per un volo. Con tutte le volte che voliamo in giro, questa è la prima volta dopo tantissimo tempo che sono di nuovo gasatissimo per prendere questo aereo. E ok. Vediamo, perché ci dovrebbe essere un'animazione completamente diversa da quelle alle quali siamo abituati. Il volo arriva molto più distante. Oh, per tutti i biplani, Elfio. È la prima volta che sorvoli questi spazi aerei. C'è un arcipelago di isolotti laggiù. Sono spettacolari, sembrano dei frutti tropicali, vero? Ci puoi trovare anche i frutti tropicali veri, naturalmente. Sono dei luoghi perfetti per spegnere i motori e godersi la vita da resort, ma non per me. Oh, chiedo scusa, avevo dimenticato che il tuo è un viaggio di lavoro, Elfio. Beh, in tal caso goditi questi ultimi attimi di riposo finché puoi. Dodo Baldo e Dodo Ardo. Dodo Baldo e Dodo Ardo, anzi. Ecco il volo di cui parlavo, ragazzi. Si solcano i cieli attraverso questi isolotti che, è vero, sembrano dei frutti tropicali. Queste sono proprio le cose che abbiamo visto anche nel video di presentazione, raga. Stupendo. Un po' un look su quello che potremmo fare. C'è l'edera, la pianta arrampicante. Non è in realtà un'edera, è una pianta, un rampicante che ci servirà anche da scala. Paesaggi innevati, i nuovi oggetti delle colonne, ad esempio. Nuove piante, oltre alle piante rampicanti, quelle lì luminose che brillano di notte. Animal Crossing Happy Home Paradise, gente! Sì! Finalmente, finalmente, dopo tanta attesa, tantissime cose da fare e un nuovo gioco, perché Happy Home Paradise è un nuovo gioco, come se fosse uno spin-off di Animal Crossing. Il nostro primo atterraggio. Vi parla il comandante, tra poco arriveremo a destinazione. Vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza e richiudere il tavolino di fronte a voi. L'atterraggio avverrà sull'acqua secondo la procedura standard per un idrovolante. Sarebbe strano il contrario. Bellissima quest'isola, tra l'altro, ragazzi, con tante novità. Lo sappiamo, nuovi edifici, stupendo, tutto da vedere, tutto da scoprire. Poco alla volta, però, non cerchiamo... cerchiamo di non saltare i passaggi. Gilbertuccio! Gilbertuccio, muoio! Gilbertuccio! Ma come Gilbertuccio? In inglese si chiama Nico, ragazzi, l'abbiamo visto nel video in cui vi ho fatto vedere tutti i nuovi personaggi. Gilbertuccio, no, ma ha ucciso Gilbertuccio, va bene. Come può parlare Gilbertuccio? Oddio. Tipo... un po' così, un po' scimmia. Ciao e benvenuto. Tu devi essere il novellino di cui parla tanto Casimira, vero? Proprio così. Sono proprio contento di vederti! Mi chiamo Gilbertuccio e lavoro per Casimira! Ti stavamo aspettando! L'ufficio è poco più avanti, su, andiamo! Fantastico! Vabbè, lo adoro! Lo adoravo già prima! Guardate il suo culetto quando cammina! È uno spettacolo! Vado, Gilbertuccio, scusami, ti precedo, figliuolo! Figliuolo! Va bene, andiamo a vedere all'interno che cosa succede. Ci sono altri personaggi! Altre nuove voci che dobbiamo inventare, ragazzi. Oh, benvenuto! Ti stavo aspettando, Elfio. E bentornato anche tu, Gilbertuccio. Grazie di aver fatto la guida. Penso tu conosca già Gilbertuccio, ma ne approfitterò per presentarti in maniera ufficiale, d'accordo? Ascoltate, voglio presentarvi Elfio. A partire da ora ci aiuterà a progettare la casa vacanze. Ti diamo il benvenuto nella squadra, siamo felici di averti con noi. Yay, anche io sono felice di essere con voi. Sono sicura che aiuterai Elfio ad ambientarsi. Mi piacerebbe, sì, mi serve una mano all'inizio. Certo, benvenuto in squadra, se hai bisogno di sapere qualcosa rivolgiti pure a me, sono a tua disposizione. Conosco le isole della zona come le mie tasche, te lo assicuro. Proprio così, il nostro Gilbertuccio è un vero esperto per quanto riguarda le questioni locali. Può accompagnarti senza problemi su qualsiasi isola tu voglia andare. Oh, sei troppo gentile.
Sto anche cercando di imparare più cose sulle costruzioni e vendita di immobili. Chiedimi quello che vuoi. Lo farò, lo farò. Ora tocca a Gideone. Lui si occupa di ordinare i mobili e di procedure varie. Vendiamo anche mobili al dettaglio qui in ufficio. Assieme ai souvenir, Gideone gestisce le vendite. Puoi comprare qualcosa anche tu se vuoi. Ti consiglio di dare un'occhiata ai suoi articoli. Salve! Ok, la nostra squadra è al completo. Sono sicura che noi quattro insieme faremo grandi cose. Forza! E vai, mettiamocela tutta! E Gideone è di poche parole, ragazzi, e non ha un nome fantastico come Gilbertuccio. Qui indossiamo sempre l'uniforme durante l'orario di lavoro. Troverai la tua uniforme nell'armadietto al piano di sopra, accanto allo specchio. Tutto quello che trovi lì è a tua disposizione, inclusi lo specchio e un mobiletto. Fammi sapere quando ti sei cambiato. Ok, quindi prima cosa, ragazzi, ci dobbiamo cambiare. Nel frattempo l'ufficio è esattamente come l'avevamo visto. Ci sono delle nuove piante subito per noi. Un nuovo vaso con una nuova pianta, una nuova sedia da campeggio e l'ombrellone con i lettini che l'avevamo già visto, il porcellino già visto, la lampada già vista. Insomma, cose già conosciute e i cioccolatini che si possono comprare per gli abitanti della nostra isola. Per invitarli, credo, qui al centro turistico a fare una vacanza da sogno. Credo che sia questo lo scopo dei cioccolatini, se non erro. Comunque, andiamo al piano di sopra, che anche vi ho fatto vedere in un nuovo video che ho pubblicato ieri. Qui su possiamo fare delle cose svariate che ci possono essere utili. Quindi andiamo a vedere se ci avevo visto giusto. Qui si può costruire? No, per esempio, questa è una cosa che avevo del tutto inventato, è un tavolino inutile. Vediamo qui dietro. Questo si apre. Dovresti poter mettere un sacco di cose in questa cassa. Ok, ma cosa? Ok, posso mettere delle cose che non si sa cosa siano, quindi comunque la cassa uno scopo ce l'ha. Poi abbiamo l'amaca per riposare. Ok, perfetto. Però non si può accedere al mondo dei sogni. Qui c'è un armadio. Sembra che io possa conservare le mie cose in questo mobiletto. Puoi usare questo mobiletto per accedere al tuo sgabuzzino. Lo sapevo, raga, questo ve l'avevo detto. Cosa faccio ora? Metti via. Ok, mettiamo via un po' di cose che non ci servono, ragazzi, perché... fantastico! Sì! Possiamo buttare dentro le cose non una alla volta, ma anche più alla volta. Questi però poi me li devo ricordare, perché, raga, devo... dare quel quadro prezioso a Volpolo, quindi, ok. Vorrei mettere in ordine le mie tasche, ma non posso toccare nulla all'interno di questo edificio. Poi lo specchio, vabbè, lo sappiamo che cosa fa. E qui c'è il mio mobiletto. Questo è il mio armadietto, dentro dovrebbe esserci la mia uniforme. Ok. Puoi usare questo armadietto per modificare le tue divise da lavoro. Ok. Ma ci sono un sacco di nuovi vestiti, o sbaglio? Posso vestirmi come voglio per lavorare. Questa è la mia divisa da lavoro, però io posso anche modificarla e arricchirla di cose di diverso tipo. Quindi, ragazzi, io lo sapete. Oddio, che carino questo zainetto con l'orsetto. Non ce l'avevo io. Voi ce l'avevate? Ok, io mi sento già soddisfatto del mio abbigliamento così, ragazzi. Che ne dite? Di solito metto degli occhialuzzi che mi contraddistinguono un po'. Mi danno un look un po' più intellettuale. Il professor Prugna, ragazzi, voi lo conoscete. Qui c'è invece il... l'impiegato Prugna, come possiamo chiamarci? Il tuttofare, il Prugna tuttofare. Eccomi qua, fatto, la mia uniforme è questa, sono soddisfatto, ragazzi. Un cappello magari mi avrebbe fatto comodo, che ne dite? Vediamo se ci piace anche un cappello, non lo so, vediamo un po'. Se non altro mi scatto qualche fantastica foto così con i miei nuovi occhialetti. Eh sì, sono perfetto, ragazzi. Devo per forza scattare qualche foto. Guardate che bello con queste pose alla moda. Sì, sono pronto per lavorare, ragazzi. Guardate, ho proprio il look giusto per il lavoro. Sono proprio la persona adatta per questo lavoro, ragazzi, che ne dite? Vediamo i cappelli, come siamo messi. Beh, c'è questo qua super carino che l'avevamo già visto. No, questo no. No, vabbè, ok, facciamo senza. Quindi di nuovo fatto, ragazzi. Va bene. Ora sono convinto. Scusate, ma sono talmente tanto emozionato che ogni decisione mi sembra una decisione importantissima su Happy Home Paradise. Siamo pronti adesso. E quindi dobbiamo parlare con Casimira? Penso di sì.
Oh, che aspetto professionale! Ti sta alla perfezione, fantastico! Beh, ora che sei finalmente pronto, lascia che te lo dica ufficialmente. Benvenuto alla Casimira Vacanze! Oh, non ti avevo parlato del nostro nome? Siamo la Casimira Vacanze! Suona meravigliosamente, non trovi? Il nostro obiettivo è aiutare i nostri clienti a vivere nella casa vacanze dei loro sogni. Ed è per questo che dobbiamo conoscerli personalmente per poter mantenere la nostra promessa. Sono sicura che farei un ottimo lavoro, Elfio. La cosa migliore è senza dubbio imparare sul campo, quindi diamoci subito da fare. Ti aiuterò il prima possibile, ma ricorda che io sono qui e ciò significa che non posso lasciare l'ufficio. Ok, quindi ci pensa Nico. Non preoccuparti, che poi si chiama Gilbertuccio. Non preoccuparti, comunque Gilbertuccio sarà con te durante gli incontri con i clienti. Vendetto, Casimira! Non preoccuparti di nulla, io sarò sempre al tuo fianco. E se vuoi, puoi anche chiamarmi capo. Ma come capo? Sono io il capo al massimo. Sì, solo se per te va bene, certo. Va bene, ora non ci resta che trovare dei clienti. E guardate un po', arriva subito il primo cliente. Un elefanzio. Un efelante, ragazzi. Salve. Oh, ma che ufficio delizioso. Mi hanno detto che create case vacanze realizzate su misura per i vostri clienti, dico bene? Ebbene sì, da oggi siamo operativi, prego avvicinati. Parliamoci da vicino. Guarda caso, oggi è il primo giorno in cui accettiamo ordinazioni per le case vacanze. Oh, che tempismo eccezionale. Sono venuta spesso a visitare quest'isola e ogni volta mi regala un incredibile senso di relax. Credo che l'atmosfera del posto mi si confaccia. Capite cosa intendo? Ad ogni modo sarebbe fantastico avere un posticino tutto per me, il mio rifugio segreto. Il fatto è che non ho la minima idea di come realizzarlo. Napoli. Napoli. Adoro questi modi di dire. Per questo ci siamo noi, non devi preoccuparti, faremo del nostro meglio per realizzare i tuoi sogni. Racconta i tuoi desideri e le tue aspettative a Elfio e lui darà subito il via ai lavori. Forza, mettiamoci a sedere nella nuovissima zona apposita e rimbocchiamoci le maniche. Nuovissima zona apposita, ragazzi, l'abbiamo già vista nel video di presentazione. È all'esterno, è stupenda. E si discute sui requisiti fondamentali della casa dei sogni. Adoro la brezza che soffia in questo luogo, lo rende il posto adatto per parlare di affari. Bene, cominciamo. Vi va di sentire che cosa sto cercando di preciso? Napoli. Naturalmente, siamo tutti orecchi. Dici un po', hai un'idea di come ti piacerebbe trascorrere il tempo nella tua casa vacanze? È già chiarissimo nella mia testa, e siccome ho certi gusti, ci sono alcuni mobili che vorrei usare a tutti i costi. Allora la mia casa ideale è così. Ecco che sogna una sala da lettura rilassante, quindi vuole necessariamente una libreria, dei libri e una sedia a dondolo. Ok, Eloisa. Non avevo letto il nome. Ok, quindi teniamo a mente libreria, libri e sedia a dondolo, ma comunque ce lo ridice anche dopo, eh. Una sala da lettura rilassante mi sembra un'ottima idea. La nostra cliente ci ha descritto la sua casa da sogno, ora sta a te realizzarla, Elfio. Per quanto riguarda il luogo, avrei già adocchiato un'isola qui vicino, è quella che... Oh, ma certo, ho capito di quale parli, allora bisogna andare lì per completare la prossima fase. Buona fortuna con la cliente sul posto, Gilbertuccio vi accompagnerà in barca. Una volta lì puoi cominciare subito a metterti all'opera, non vedo l'ora di ammirare i risultati. Perfetto, siamo pronti a lavorare a quanto pare, ragazzi. Gasatissimi e pronti a lavorare. E Gilbertuccio ci fa compagnia. Spero che la prossima volta potremo scegliere anche la location. Eccoci qua, attenzione a non inciampare. Quindi è così che sarà la mia casa vacanze? Non vedo l'ora, è possibile andare a vedere com'è dentro? Ma certo, forza, entriamo. Grande Gilbertuccio, lo adoro. Va bene, ok. Vuota, scatoloni. Oh, che cosa ci sarà in questi scatoloni? Giuro che non ho fatto shopping online, non ancora. Sì, sono i mobili che ci avevi richiesto per arredare la casa. Magnifico, che efficienza, ho appena fatto l'ordine, è già tutto qui?
Adesso dobbiamo solo sbrigare gli ultimi preparativi. Ti chiedo di avere ancora un po' di pazienza. E vai. Ok, novellino, ci siamo. Adesso cominciamo a fare sul serio. Ovviamente i pacchi per i clienti arrivano sempre un po' prima. Per disimballarli ti basta premere A. Poi puoi procedere a disporre tutto, come meglio credi. Ma prima di iniziare lascia che ti faccia il mio corso accelerato su come funziona. Innanzitutto accedi alla modalità arredamento con il tasto in basso, così gestire il design della stanza sarà più semplice. Controlla che cosa è disponibile premendo il tasto destra e poi scegli qualcosa in base ai desideri del cliente. Quando hai finito con il design, fallo sapere al cliente e il lavoro è fatto. Ti ho detto tutto? Direi di sì. Ok, Eloisa, siamo pronti per metterci all'opera. Meraviglioso, grazie a tutti e due. Sono così impaziente di vedere il lavoro ultimato, Elfio. Io mi fermo qui, per cui se ti serve aiuto chiedi pure. E adesso fammi vedere come te la cavi. Eh certo che sì. Sala da lettura rilassante, ma guardate che bel taccuino che ho, ragazzi. Mi piace un sacco essere un lavoratore. Vediamo all'interno degli scatoloni che c'è. La sedia, i libri e la libreria. Vabbè, ragazzi, ok, non si può sbagliare con questo. Quindi un angolino da lettura, adesso glielo prepariamo subito. Che problema c'è? La sedia a dondolo gliela mettiamo qua. E qua mettiamo i suoi libri che ha accatastato. Perfetto, adesso possiamo andare qui sulla destra. Quando seguite le decorazioni sarai di componenti d'arredo forniti dalla Casimira Vacanze. Alla voce requisiti puoi vedere quali complementi sono stati richiesti dal cliente, quindi è sicuro di usarli per decorare la sua casa. Questo è certo. Fra i requisiti troverai anche altri pezzi che potrebbero corrispondere alla richiesta del cliente. Nel dubbio dai un'occhiata e lasciati ispirare. Questi tre erano quelli essenziali. Per il resto possiamo arredare come più ci pare, ragazzi. Quindi facciamo un po' l'essenziale. Cerchiamo di sistemare un po' di roba che abbia un senso per la sua casa. Le creiamo un paio di ambienti carini. Una luce le serve sicuramente. Lei è stupita per qualche ragione che non conosco bene. Adora, però io ancora non sto facendo niente. Questo lo mettiamo sopra la libreria per creare ancora un po' di movimento. C'è anche la sua foto, ragazzi. E vediamo, un altro bel libro, magari? Sì. Un bel libro ci sta, glielo mettiamo sul tavolino. Possiamo anche cambiarle il muro e le mettiamo questo muro qui. Sì, mi sa che è bello rilassante, questo ci sta bene. Questo pavimento ancora meglio. Un tappetino all'ingresso. Oddio, questo è un tappetone. Non c'è più spazio, ok. Diamoci un attimo da fare a sistemare nel frattempo. Questi qui volevo metterli... Ah, ok, sopra la libreria non posso, però qua sopra assolutamente sì, posso. Quindi questo qui e questo qua l'avevo progettato qui. Se c'è una tazza ci mettiamo anche una tazza, ma... pare che per il momento non ci sia. Aspettate che qua facciamo una modifica. Questo lo mettiamo un po' più avanti. Così qui nell'angolo ci mettiamo la sua luce per leggere, che mi sembra perfetta. E qui ci mettiamo una pianta nell'angolino. Qui ci mettiamo il cestino. Io ho le idee ben chiare, ragazzi, sul come arredare casa. Quindi non ci sono problemi. Quindi allora, questo qua lo vorrei mettere là, però dobbiamo creare prima un po' di spazio. Anche se, forse contrapporre così ci sta ancora meglio. Che ne dite? Sì, secondo me ancora meglio. Uno spazio un po' stretto da qui, però visto che questo qua lo sposteremo... Com'è che si faceva? Ecco, per prendere tutto c'era un modo... ci starebbe bene... oddio, come si fa a girare? Non mi ricordo. Va bene, lo gireremo così. Facciamo così che è meglio. Questo tappeto lo mettiamo qua. E forse allora questo lo voglio mettere qua. E sì. Come vi pare, ragazzi? Che ve ne pare? Qua c'è ancora dello spazio, quindi possiamo prendere delle altre cose da sistemare. Adesso accediamo di nuovo qui. Oddio, i vestiti, perché dovremmo? Sì, questo perfetto. Lo mettiamo sul tavolo e poi lì davanti abbiamo dell'altro spazio. C'è anche un libro aperto.
Che sarebbe forse anche questo bello. La tazza. La tazza la volevo assolutamente mettere da qualche parte. Vabbè, qui ci mettiamo un po' di musica. Beh, come fare senza dell'ottima musica in questa casa? Un armadio, perché poverina qualche cosa la dovrà pur stipare. E anche un letto, che ne dite? Anche il letto da qualche parte, ok. Molto, molto affollata come stanza, sicuramente, però... deve avere tutto l'occorrente per viverci, la poverina. Quindi per me... sì, deve avere tutte queste cose necessariamente. Questo potrebbe addirittura andare qua davanti. Sì, ma forse qui ci sta ancora meglio. Se lei si toglie un attimo dai piedi, ecco, perfetto. Glielo mettiamo un attimo, glielo sistemiamo da qua, la musica. Questo profumo ambiente lo mettiamo sull'armadio. Il libro lo mettiamo sul tavolino, perché lei, a lei piace leggere, quindi vorrà pur leggere. Questo qua forse lo tolgo. Com'è che si toglie? Ah, lo possiamo anche modificare, vabbè, che figata. Rimuovi con Y e ci mettiamo la tazza, perché ogni buon lettore ha bisogno di una tazza, ragazzi. Poi si possono arredare anche i muri e forse anche per la prima volta il soffitto. Vediamo un po', mi sono sfuggite le luci per il soffitto, forse? No, a quanto pare no. Però possiamo mettere un quadro e ce lo schiattiamo, poi dopo lo sistemiamo. Dei fiori bellissimi, ne mettiamo anche più di uno. E niente, vabbè, direi che è sufficiente, ragazzi. Voi che ne dite? Che ve ne pare? Peccato che non c'è quella storia lì del... Questo qui dovrebbe essere piccolo? No, è sempre enorme. Questo è piccolo? Lo tolgo questo. Vorrei mettere uno piccolo all'ingresso, ma forse non c'è spazio. Quindi sistemiamo i muri. Questo qua glielo mettiamo dietro al divano. Qui di fianco al divano, forse troppo in basso, lo mettiamo un po' più in alto. E questo qui ne mettiamo da quest'altra parete, ne mettiamo uno qua, che secondo me ci sta perfetto, e uno dall'altra parte. E ok, direi che ho fatto un buon lavoro, ragazzi, che ve ne pare? Siete d'accordo? Fatemi sapere assolutamente se vi piace questo mio primo arredamento. Scrivete giù nei commenti, ok? D'accordo, direi che siamo soddisfatti, ragazzi, quindi possiamo uscire. Parlare con lei, giusto? Per vedere se è soddisfatta. Come procede con la mia casa vacanze? È pronta? È pronta, ciccia! Come sono andato? Ce l'hai fatta, grazie tesoro! E voilà! Guardate qua che lavoro, ragazzi! Direi che ho fatto un ottimo lavoro. Sì, ne sono convinto. Eloisa, una sala da lettura rilassante. Direi che l'ho fatta bella. Che ne dite? Una bella casa completa. Un angolino per rilassarsi a leggere. Un angolino per passare i pomeriggi sempre a leggere. Un letto. Un armadio. Del profumo. Quadri. Musica. Tutto. C'è tutto, ragazzi. Quando arredo io lo faccio... Ah, 160 gradi, 360 gradi, 160 è un po' poco. Ok, vediamo che succede adesso. Ma è proprio come la immaginavo, anzi addirittura meglio. Sono davvero felice di aver chiesto il tuo aiuto, ti ringrazio davvero tanto, Elfio. È uno spettacolo. Hai visto? Niente male come primo incarico. Non vedo l'ora di riferire a Casimira che lavoro fantastico hai fatto. E anche io non vedo l'ora, ragazzi. No, guardate la barchetta in basso con Gilbertuccio, l'avete vista? Bentornato, com'è andata con la tua prima cliente? Raccontami tutto, Elfio. È andata benissimo. Davvero? Che bella notizia! La cliente era entusiasta, sono molto colpito dalla professionalità di Elfio. Eccezionale, più i clienti sono soddisfatti, più la nostra attività avrà successo. Niente ci potrà fermare. Sono molto contenta che tu sia unito alla nostra squadra. È più, diciamo, attaccata al denaro di Tom Nook, o sbaglio, ragazzi? Grazie per l'aiuto, Gilbertuccio. Con te il nostro nuovo impiegato è davvero in buone zampe. Faccio solo il mio lavoro, ma mi fa piacere che te ne sia accorta. Bene, adesso devo tornare al molo. Non vedo l'ora di lavorare con il nostro prossimo cliente. Diamoci da fare, Elfio. Sicuro, sicuro. Ma sganciatemi un poco di pochi. Un pochi pochi? Perché devo fare un po' di acquisti, no? Oh, un'ultima cosa. Tieni, questo è per te, Elfio. Dei pochi, appunto.
Non pensavi mica di lavorare senza stipendio, vero? Questo è quello che hai guadagnato, 6.000 pochi. Pochi? Oh, ci picchia! Avrei dovuto parlartene prima. Vedi, sulle isole di questa zona la valuta utilizzata è il pochi, non la stellina. Quando torni a Elfina non potrai usare i pochi, e qui non puoi fare acquisti con le stelline. Anche se al momento non abbiamo una vasta scelta, troverai sicuramente qualcosa di tuo gusto. Ne sono certo. Compriamo subito qualcosa? Ad ogni modo, grazie per l'aiuto. Torna a trovarmi quando sei pronto per un altro incarico. E voilà! E siamo via anche con il nostro... come si chiama? Il nostro... la nostra divisa. Abbiamo subito tolta di mezzo. Beh, raga, non credo di poter fare a meno di questo salvadanaio. Affare fatto. E non credo di poter fare a meno degli ombrelloni. Se costano poco. 4.000 pochi non sono proprio pochi, a dire la verità. Vediamo quanto costa la cioccolata. Quelle sono scatole di praline souvenir. Sono dolci e molto buone. Ottime da regalo. Una scatola di praline costa 800 pochi. Uno sconto se compro più di una. Ok. Io ne compro una. Magari posso invitare qualcuno a venire sull'arcipelago la prossima volta. Ragazzi, io direi che per oggi abbiamo fatto abbastanza, che ve ne pare. Proviamo a uscire, vediamo se succede qualcosa, ma non credo. Dovremmo essere liberi di fare quello che vogliamo adesso sull'isola della Casimira Vacanze. Eh già, infatti, siamo liberi di fare quello che ci pare. Quindi io direi che per oggi abbiamo fatto assolutamente abbastanza. Quindi io per oggi mi fermo qui. Vi saluto e vi do appuntamento a un prossimo video di Happy Home Paradise, sempre qui sul mio canale, e arriveranno nuovi video su Happy Home Paradise tutti i giorni alle 13.30, quindi mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto, lasciatemi un commento su quello che pensate di Happy Home Paradise e di questo primo video. Siete soddisfatti dell'arredamento della mia casa? Vi sono piaciute tutte le voci dei personaggi? Mi raccomando, commentate, 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 e lasciate anche un bel like a questo video se vi è piaciuto. Date anche un'occhiata ai vantaggi che ho previsto per chi decide di abbonarsi al canale, come questi abbonati qui, ed in particolare devo salutare Avannotta, Black Mamba, Axe, Alice, Fabio, Nike, Christian e Miss G. Ragazzi, siete davvero grandiosi, dei veri lupi. Grazie mille per il vostro supporto. Ciao!